Teatro Sociale ha ospitato il tradizionale concerto di Capodanno della famiglia Comasca. Sul palco la banda Baradello, punto di riferimento a livello musicale del territorio, con il maestro Edoardo Piazzoli e 40 musicisti, professionisti e non. Un'occasione per tracciare un bilancio delle ultime attività e per presentare i prossimi progetti. Il concerto è stato davvero un successo e siamo riusciti a organizzarlo in sicurezza, grazie anche alla fiducia e alla collaborazione di tutti i partecipanti, sottolinea Daniele Roncoroni, presidente della famiglia Comasca. La banda Baradello con il nuovo maestro si è ulteriormente qualificata e anche il nuovo presentatore Luigi Marelli ha fatto al meglio la sua parte e ha aggiunto un tocco di simpatia anche con il dialetto. Il bilancio dell'anno appena concluso è stato positivo nonostante il momento difficile per tutti, aggiunge Roncoroni. Abbiamo presentato il nuovo taccuino dedicato alla famiglia Grammatica. A breve partiremo con altre attività. Abbiamo tantissima energia da sprigionare e vogliamo continuare con le nostre manifestazioni, non solo con il dialetto, ma anche nel settore culturale in generale e dei restauri di opere che a Como hanno bisogno di piccole e grandi manutenzioni. Il concerto, conclude Roncoroni, è stato un momento emozionante e siamo soddisfatti del successo dell'iniziativa.